Salve a tutti da Vito Pansella, in questo video vi racconto la storia del simbolo della bandiera sarda, la storia dei quattro mori. La storia della bandiera dei quattro mori, simbolo della Sardegna. L'origine del vessillo dei quattro mori, simbolo della Sardegna, resta tuttora avvolta da un affascinante mistero. La nascita della bandiera sarda affonda le sue radici in un passato intriso di leggenda. Gli aragonesi dominarono la Sardegna dal 1324 al 1479 e i quattro mori rappresenterebbero le vittorie conseguite dai catalano-aragonesi in Spagna contro gli invasori mori a Saragozza, Valencia, Murcia e le Baleari. Per alcuni la bandiera rappresenterebbe il santo egiziano Maurizio, martirizzato sotto Diocleziano, e rappresentato in questa maniera. La tradizione invece vuole che i quattro mori non fossero altro che le teste dei quattro re mori sconfitti nella battaglia di Alcoraz, grazie all'aiuto di San Giorgio, il cui stendardo era una croce rossa su sfondo bianco. Per il popolo sardo questa bandiera ha un significato ben più antico, precedente alla dominazione aragonese. Infatti il vessillo rappresenta i quattro giudicati, quattro piccoli stati indipendenti che tra il IX e il XV secolo governarono la Sardegna in maniera del tutto autonoma e difesero strenuamente la loro isola proprio dalle continue invasioni dei mori. Durante i secoli i quattro mori della bandiera o dello stemma furono raffigurati in diverso modo: senza benda, con benda sugli occhi o sulla fronte, a destra o a sinistra, o coronati senza mori a colori invertiti. Durante il regno sabaudo di Sardegna si stabilì invece un'iconografia che continuò a perdurare fino al 1999, benché presentasse l'errore di porre la benda sugli occhi dei mori in direzione dell'inferitura. Nel 1952 divenne il simbolo della regione Sardegna, che nel 1999 modificò la bandiera con i quattro mori con la benda posta sulla fronte e gli sguardi opposti all'inferitura. In ogni caso, il significato dei simboli che essa contiene, due santi guerrieri o teste di moro mozzate, ne fa un emblema della cristianità combattente, crociata, originatosi in un'epoca storica di aspri conflitti tra Islam e cristianità, in cui la Sardegna fu pienamente coinvolta.